Ok. Eccoci, ci è venuto a trovare il grande Edoardo dei Nanoboro Steel. Altresì conosciuto come Gatto, questo è un disco che vi consiglio di comprare soprattutto in questo posto, ai Canari. E, tra l'altro l'edizione verde vinile limitata che non ho neanche io perché questa viene distribuita solo in Italia, noi Ma non la... Ci stavo pensando, perché ho tutte le altre edizioni limitate che ci ha fatto Napalm, però questa siccome è limitata all'Italia non ce l'ha mandata Napalm, perché ha detto che era esclusiva audio. Perfetto, ci dico voi? Roberto è terribile. C'è qualche centinaio in casa. Però non lo dovrei fare da me, no. Lo dovrei fare da lei, no. Questa ora ci piazzo, guarda, ti porto la mia edizione Gold e mi autografi quella pure. Senti, ma se ti faccio la manager? Va bene, eh? Quando vuoi. Va bene, benissimo. Mi sembra se stai riuscendo a mandare. Sono entrato nell'ottica, ragazzi, non so se hai capito, è grande. Allora, io ho fatto, ci siamo conosciuti poi, ragazzi, pensate, ci siamo conosciuti tramite una recensione che avevamo fatto sul nostro canale EDF Point, uno channel di YouTube, no? E loro sono stati simpaticissimi perché l'hanno accettata la recensione, che non era il massimo. No, ci ha messo un 6. Ci ha messo un 6, sì, perché loro tecnicamente sono una cosa spaventosa. Sono veramente, veramente bravi. È uno dei gruppi italiani che hanno tecniche di base notevole. Le liriche un po' così così, però fa parte pure del gioco, perché il genere che fanno loro è molto, molto particolare. Mi dicevi che sta andando benissimo, sono contento. E quanto ci avete messo di tempo? Per registrarlo? Sì, e come l'avete registrato? L'abbiamo fatto l'anno scorso, siamo state tutte le estate l'anno scorso, l'abbiamo fatto in varie fasi, l'abbiamo fatto in vari studi, l'abbiamo fatto un po' a Roma, un po' a Milano, e abbiamo mixato da Christian Ice, però abbiamo registrato dei Lab Studios che stanno a Pitinia, di Valerio Cascone, che è anche il nostro amico live. E l'abbiamo fatto parte delle registrazioni, la batteria abbiamo fatto il kick studio di Cinghio, Marco, mi ricordo il Mastro Buono, che è un altro personaggio metal famoso insieme alla scena. E poi abbiamo fatto altre parti, un po' a Milano, un po' vicino a Milano, i Kronos, perché il nostro chitarrista abita a Milano. Quindi... Comunque avete fatto tutte solo le decisioni che poi avete collegato. Abbiamo fatto, quello è normale, cioè una fase di editing, di mixaggio è abbastanza lunga, anche perché poi si registrano un sacco di strumenti, anche parti molto complicate che sono più difficili suonare. Infatti la qualità audio è notevole, cioè quello che io ho capito. Voi non avete fatto come fanno tanti gruppi purtroppo, che per risparmiare mandano con la mail dalle linee di chitarra che poi vengono attaccate alle linee di basso, avete tutto quanto in sala di registrazione. Abbiamo fatto tutto in sala di registrazione ovviamente, però abbiamo fatto con varie fasi, quindi le registrazioni si fanno separate. Certo. E cioè siamo stati qualche mese. Perché è tutta l'estate scorsa. Quindi in totale quanto ci avete messo in tempo? 3 mesi, 4 mesi? Sono stati un paio di mesi, diciamo, da fine giugno a fine agosto, quindi luglio, quasi tutto luglio e quasi tutto agosto. E poi c'è stata la fase di mixaggio che ci sono durati 4 mesi, perché comunque un disco non sembra, anche se siamo dei cazzoni, però insomma è complicato, ci stanno le linee di fisarmonica, 40 linee di voci, cori. Sì, e tastiere, chitarre, poi sopra, insomma, chitarre pure armonizzate, ci stanno molte cose. E poi la cosa bella, no? Che lui fa un genere musicale tra il symphonic metal misto al metal classico, però ama il black metal. Quali sono i tuoi gruppi preferiti? Allora, io qua ho visto, se lo posso dire, Blood Trowel, questo è uno dei dischi proprio dei miei preferiti. Mercenary è proprio il disco che mi ha introdotto al metal estremo, ora sempre per fare pubblicità ad altri gruppi, meglio di noi, però sì, io sono un fan del metal estremo, ascolto di tutto, ascolto anche di Andrea, ascolto il folk serbo, insomma, però sono cresciuto molto ascoltando musica estrema. Questo è un grandissimo disco, sto pensando se comprarlo perché... Dai, che fa un ascolto, fai la cuffia. Questo è veramente un gran disco, no, Mercenary, ma ce ne sono anche questi altri, insomma, ci sto seguendo, però... Those Ones Loyal è grande, queste sono le stampe di Metal Blade. A te piacciono i Mercy Buffet, mi detto. Anche i Mercy Buffet, sì. Bene. Ragazzi, questa è cultura. È cultura. Lui dimostra di avere un, come si dice, un bagaglio. Un bagaglio. Superiore alla media. Vabbè, perché i Bot Thrower non quanti sono. Quanti anni è, scusami? 37. Vi hanno detto. Beato mio, ero iniziato 10 anni fa. Io ce ne ho 58, per cui quando io andavo a vedere Giuda Spessa dal vivo, non qua non eri nato. Vabbè. Ragazzi, un grande, veramente un grande. Grazie. Concerti dal vivo? Abbiamo suonato a Roma una settimana fa, adesso ci dobbiamo andare all'estero. Come è andata? Beh, Roma molto bene. Bene.
purtroppo col Covid il pubblico insomma è limitato, quindi l'ambiente è stato comunque molto molto valoroso, però si vedeva un po' rispetto ai concerti del Covid. Bene, bene. Però è stato un bel concerto. L'importante è tornare a vivere e tornare a suonare. Sì, sì, piano piano. Era pieno, siamo divertiti molto. Adesso sono andate date all'estero e poi ci andiamo a settembre, torniamo in Italia e poi vediamo. Allora, la sorpresa è che Edoardo ci porterà un vinile raro di Nano World Steel autografato. Sì, portiamo delle copie di Two Game Ride Drive che sono state stampate, appunto. Questo è distribuito per canale ufficiale in tutti i paesi, no, perché l'abbiamo stampato per noi per vendere ai concerti, quindi perfetto. Questo che noi sappiamo, questo è l'unico negozio che ce l'ha. Questo negozio qua, no, è in tutti i paesi. Ok, se lo portiamo. Okay. Forse uno in Francia, in realtà abbiamo anche un distributore un negozio in Francia, a Grenoble, che sono molto fan nostri e ci comprano tutti. Quindi l'unico in Italia. L'importante è che il verbo del metal, del rock e della cultura avvolga il globo del rap, assolutamente. Grande Edoardo, grande musicista, grande Nano Wall Steel. Grazie.